questo livello è bloccato. Cosa sono i livelli? Ma Peo, ma che stai a dire? Ma che so sti livelli, oh? Io non lo so, ma che sono tipo i livelli di Super Mario che più vai avanti più diventano difficili? No, no, per niente, ok? Ciao bellissimi, questo qua è Electric. Oggi siamo qui semplicemente per imparare a utilizzare un pochino Photoshop, giusto quel pochino per iniziare a disegnare, perché mi è stato chiesto in numerosi commenti. Beh, state calmi, dico io, state calmi, perché vi fate prendere troppo all'ansia, come se il disegno digitale fosse qualcosa di super avanzato e troppo distante da voi. Oh, non so dove iniziare a mettermi le mani. Beh, guardando questo video capirai che è estremamente semplice, che ti ci devi solo mettere, perché a noi ci servono davvero poche cose di un programma come Photoshop per iniziare a disegnare, e questo tutorial è esclusivo per il disegno, ok? Non è che andiamo adesso a fare photoshoppate di deformazioni facciali, ingrandire le boobies a vostra mamma perché vi ha detto: ehi, mi modifichi questa foto, io c'ho una seconda, invece vorrei far vedere a questo ragazzo con cui sta uscendo tua mamma, visto che sono divorziata e i tuoi altri fratelli che ho sparso nel mondo mi hanno chiesto di trovare un papà, e allora questo papà non mi vuole prendere a meno che io non ci abbia delle boobies belle grandi. Quindi photoshoppami le tette più grandi, così mi metti su un sito di incontri e tutti mi cliccano, hai capito? Questa è una situazione che spero non vi accada, ma nel caso vi accada, questo non è il tutorial adatto, perché questo è di disegno. Cosa abbiamo qui? Questo è Photoshop appena aperto. Qui mi sta suggerendo di aprire file che ho aperto questi giorni, a cui ho lavorato questi giorni, ma quello che noi interessa è aprire un file nuovo, ok? Ci serve un file nuovo. Quindi cosa si fa? Innanzitutto nel Photoshop più recente c'è scritto proprio qua il grosso crea nuovo, wow. Se no basta che vai su file nuovo, incredibile, una cosa difficilissima, e qui ci sono, vi dà delle diverse opzioni. I Photoshop vecchi non vi danno queste opzioni, sono leggermente diversi, ma fondamentalmente il succo è lo stesso. Magari la schermata è un po' diversa, ma non importa, perché voi potete selezionare i formati di carta eccetera eccetera, come ad esempio una A4. Il formato A4 non è un foglio di carta con 4 A scritte sopra, ok? È un formato internazionale con una data misura, e guarda caso coincide col foglio della stampante, il foglio che voi usate per disegnare normalmente di un quaderno di scuola, per stampare, per quello che diavolo è, quello è un A4, ok? Dimensione standard A4, che sono appunto 210 mm per 297. Quindi diciamo che fino a qua ci siamo. Se io volessi disegnare su un foglio più grande perché voglio disegnare un poster della Madonna e attaccarmelo in camera, e magari ci voglio disegnare due tette giganti e attaccarlo anzi sul tetto, così quando mi sveglio guardo sempre queste due tette che ho disegnato io e magari mi sono venute molto bene, quindi prima di andare a dormire me lo meno potentemente, ma questo non è il caso. Cerchiamo un altro formato di carta. I formati di carta qui arrivano, mi sembra, solo fino alla 3 nella memoria di Photoshop. Però per capire i formati di carta basta che cercate su Google, non è molto difficile, potete imparare molte cose grazie a Google, formati internazionali, o basta che scrivete A1, formato A1, e vi dice la misura del formato A1, che non è altro che, facciamo che ve lo spiego così, guarda, questo è un formato A4, ok? Se io lo raddoppio è diventato un A2. Cosa? Esatto, A4. Se io lo dimezzo l'A4, quindi lo sto piegando così, mi diventa un A5. Cosa? Esatto, praticamente i fogli a dimensioni standard internazionali A4, A3, A2 non sono altro che un moltiplicarsi o dividersi della stessa grandezza del foglio. Quindi due di questi sono un A2. Se io prendo 2 A2 mi diventa un A3. No, sì, 2 A3, quindi adesso non ce l'ho un A3, però questo è un A3, ok? Io lo moltiplico sopra, diventa un A2, lo moltiplico ancora, mi diventa un A1, lo moltiplico ancora, diventa un A0, che è gigante l'A0, è un muro l'A0. Ma, quindi se io devo fare un poster, vado su Google e dico: qual è la misura dell'A1? Bam, la inserisco qui. Qui vedete, qui potete inserire un numeretto, ma non è incredibile?
qui, grazie alla vostra tastiera magica che c'ha i numeri, spero che anche la vostra tastiera ci abbia i numeri e non le banane disegnate, voi potete mettere la misura che vi dice Google in base alla grandezza del foglio. Noi adesso rimaniamo sulla 4, ok? Adesso tante volte la gente mi chiede: ma come si fanno a fare disegni ad alta risoluzione? Ogni volta che io disegno mi si vedono i pixel, perché... Beh ragazzo, perché c'hai pochi pixel, appunto, pochi pixel. Se io ho una misura della 4, come faccio a rendere quella misura da 4 in pixel, no? O più che altro, come faccio a renderla densa e piena di pixel? Quindi quello è la risoluzione, non è la misura, è diverso. La misura della 4 è quella, 21x29, ma dentro, la quantità di pixel che stanno dentro, posso deciderla, ma non è magico. Grazie a cosa? A quest'altro elemento qui, che si chiama risoluzione, appunto. Wow! Risoluzione, proprio quello di cui stavamo parlando, quindi forse è proprio quello che devo andare a modificare. 300 pixel per pollice vuol dire che ogni pollice ci sono 300 pixel. Adesso, non ce ne frega che si tratti di pollici o centimetri, per capirci, 300 dpi, 300 pixel pollice, vanno benissimo come risoluzione. Creiamolo, guardate, crea. Questo è il mio foglio A4 con 300 dpi. Se io vado a vedere adesso la sua dimensione in pixel, vedete che sono 2480x3500. Questo è più che HD, ok? Perché l'HD a casa mia è 1080p, cioè 1080x1900 qualcosa, ok? Se noi abbiamo superato quella soglia, vuol dire che questo già è più che HD, no? Se io voglio aumentare ancora di più la risoluzione, io posso aumentare qui direttamente i pixel, o torniamo un attimo centimetri, aumentare semplicemente la risoluzione in dpi, quindi metto 500 ad esempio. Guardate quanto diventa, 4134. Cosa? Sono un sacco di pixel quelli, capito? Quindi quando noi ci manteniamo per i dettagli sopra i 300 dpi o sui 300 dpi, siamo al sicuro, ok? Siamo al sicuro, quindi rimettiamo 300 dpi per non impazzire, va bene? Tac. Quindi, wow, passo numero 1 fatto, mission accomplished. Adesso cosa ci serve? A voi, no? Quando disegnate su un foglio di carta, cosa vi serve? Fondamentalmente, che vi serve? Un dildo, delle mutande, delle tette finte, le carte dei Pokémon? No, vi serve solo una cosa, una matita, ok? Una matita, basta! Una matita, basta, avanza. Questo perché state disegnando in bianco e nero, no? Quindi, una matita, vi basta. State a posto. Cos'altro vi può servire? Una gomma e un temperino. Ma qui il temperino che cazzo vi serve? Niente, perché questo è un disegno digitale, quindi qui non è che si consuma la punta. Ma in realtà sì, però c'ha le punte di ricambio che cambierai una volta ogni 3 mesi, quindi stiamo a posto. Ma questa è un'altra storia. Quindi ho bisogno soltanto della matita, ok? Andiamo a vedere gli strumenti. Io ho fatto un tutorial che si chiama La forza del pennello. Basta che cercate su questo canale Forza Pennello, esce solo quello. Forza Pennello. In cui spiego le diverse tipologie di pennelli. Adesso andiamo soltanto a prenderlo. Se volete approfondire, andate a vedere quel tutorial. Il pennello sta qui, lo vedete? Sta qui, piccolo, piccolo, piccolo. Eccolo qui. B. Oppure con il comando B da tastiera. B mi ha messo il pennellone, ok? Per cambiare il tipo di pennello, basta che schiaccio il tasto destro del mouse o della penna. Sai com'è? Spero che state disegnando con una penna Wacom, non con il mouse, perché se disegni col mouse sei un mostro. Ma con il tasto destro io posso avere diverse tipologie di pennelli, oppure andando qua sopra. Adesso andiamo a prendere il mio pennello classico da disegno. Ok, vado a prendere un bel colore nero. Però se io disegno sopra questo foglio bianco, no? Dopo non è che io dopo lo posso spostare e fare come mi pare. Questo livello è bloccato. Cosa sono i livelli? Ma che sono sti livelli, oh? Io non lo so, ma che sono tipo i livelli di Super Mario che più vai avanti più diventano difficili? No, per niente, ok? I livelli sono degli strati, chiamiamolo così, trasparenti, come se voi stesse disegnando su carta trasparente, una sopra l'altra e così via. E stanno tutti qui a destra, ok? Li vedete qui a destra, eccolo qua. Abbiamo il livello dello sfondo, che è quello su cui non dovete mai disegnare fondamentalmente. Lo sfondo lo lasciate lì. Per creare un nuovo livello, io qua c'ho questo pulsantino qui troppo simpatico che è per creare un nuovo livello. Ok? Posso creare tanti tanti livelli. Addirittura, se li seleziono tutti insieme, posso metterli dentro un gruppo.
che è questo affaretto qua. Se io lo metto tutto dentro un gruppo, mi impiccia di meno qui a destra, no? Quando ci avrò tanti livelli su cui lavorare, mi farà comodo. Ma non è questo il caso. Adesso ce ne serve uno di livello, ok? Perché quando io sto facendo un disegno su un foglio di carta, la prima cosa che faccio è lo schizzo, no? Dopo lo schizzo, se magari sono uno che gli piace il fumetto, posso ripassarlo con un tratto pen figo, no? Un pilot, un po' di inchiostro figo e poi lo coloro. Quindi lì, diciamo che ho messo cosa? Tre livelli. Lo schizzo, il pilot, il tratto pen nero inchiostro e il terzo è il colore. Pensa un po'. Soltanto che lì non puoi tenere separati questi livelli. Qui sì, questa è la magia, no? Posso cambiare la loro forma, la loro opacità singolarmente. Quindi diciamo che io adesso voglio fare un disegno, no? Allora, io disegno qua un bel visetto. Quindi questo è... C'è un po' di ripasso sull'anatomia della faccia che abbiamo visto l'altro giorno, sulle proporzioni. Qui c'è l'attaccatura dei capelli. Divido questa parte in tre pezzi. Uno, due, qui ci sarà la bocca, qui ci sarà la bocca, qui ci sarà il mento. E abbiamo un bel sopracciglio simpatico, un bel occhietto che ci piace, l'occhietto ovviamente. Vedete, io ho già iniziato a disegnare, ok? Ho messo un colore nero, il mio pennello, ho iniziato a disegnare. Niente di più facile, non è che adesso devo imparare 7000 altri comandi di Photoshop. Iniziamo a imparare qualche comando alla tastiera, perché grazie alla tastiera che io vado veloce, ok? Innanzitutto, per ingrandire e abbassare il pennello, i pulsanti dove c'è sta la O con l'accento e la E con l'accento, vabbè, l'intorno, servono ad aumentare la dimensione del pennello o diminuirla, quindi questo ci permette di cambiare la dimensione mentre stiamo disegnando direttamente alla tastiera, che è più facile. Poi, grazie al tasto CTRL, tenendolo premuto dalla tastiera, e la rotellina del mouse, oppure questo tasto è la cosa Wacom, che è il tasto più basso lì della penna Wacom, io posso zoomare, posso zoomare. Ma quello che ci serve di più è, ma se io faccio una cappella, no? Io faccio uno sbaglio assurdo, tipo ho disegnato l'occhio della ragazza qua su e un altro qua su, e dico no, ho sbagliato la posizione degli occhi, che errore madornale, che errore epico e leggendario, come faccio a tornare indietro? Se io adesso cancello direttamente con la gomma, mi va a cancellare anche tratti della faccia e della forma del viso, ma come faccio? Beh, esiste un tastino che si chiama CTRL Z, CTRL più Z ti fa un passo indietro, ok? Un passo indietro. Ma se voglio fare più passi indietro, faccio CTRL più ALT più Z, ok? Ta ta ta. Eccolo lì, siamo tornati indietro. Vedete, sono ritornato qua. CTRL ALT più Z. Ta 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 ta. Ta. Errore eliminato. Ce la siamo scampata. Adesso qui facciamo un altro bell'occhietto, ovviamente in posizione, carino, belli carini queste ciglia così, un po' manghesche. Questo è il naso, qui ci mettiamo un bel piercing, perché non lo so, così. Facciamo le orecchiette, che come ho spiegato nell'altro tutorial, fate una foto alle vostre orecchie se non sapete farle e disegnate le vostre orecchie. Non è che esista un tutorial su come disegnare le orecchie, facciamo quella a elfo oggi, facciamo quelle a pene storto, perché sì, puoi averci il pene al posto delle orecchie, succede. Non ho la più pallida idea di che capelli sto facendo, ma non ci interessa in questo caso. Una bella cerniera di quelle toste che sta portando tipo una giacca da motociclista cattivissima, delle spalline. E voilà, ok? Noi abbiamo fatto primo livello schizzo, ok? Primo livello schizzo. Ok, adesso dici, adesso io vorrei ripassarci col tratto, con l'inchiostro, quello che diavolo è. Beh, se io faccio nero su nero non ci capisco un ceppo, no? Come faccio a trasformare tutto questo di un altro colore? Allora, ci sono più modi, no? Innanzitutto, come faccio? C'è un modo, ecco, carino, per dire a Photoshop. Senti Photoshop, io voglio colorare soltanto quello che già c'è su questo livello. Non voglio colorare qui, perché qui non c'è niente, qui è bianco, no? Io voglio colorare soltanto tipo dentro questa cosa. Beh, basta schiacciare questo quadratino qui, ok? Vedete questo quadratino qui? Questo quadratino qui ti blocca il livello in modo che tu colori solo dentro al tuo livello. Quindi se io prendo adesso un colore rosso, ad esempio, e coloro qui, guardate che succede, sto colorando solo dentro. What? Cosa? Esatto. Quindi io potrei prendere un pennellone e colorare tutto così, no? Tutto bello di rosso. Ma c'è un metodo più veloce, ovvero selezionare il colore che ti piace, puoi fare Shift più Canc, ti appare questa cosa qua, che tu gli dai semplicemente ok, e pam, te l'ha fatto diventare tutto il colore scelto. Può essere azzurro, può essere rosso, dipende voi come vi trovate bene per ripassare i vostri schizzi. L'importante è che sia di contrasto e che non sia nero su nero, non ci capite niente. Quindi, primo livello, chiamiamolo
schizzo de sto ceppo che puzza. Eccolo qua. Sopra il livello schizzo e sto ceppo che puzza ci facciamo un altro livello che sarà inchiostro, che chiameremo mi piacciono le patate. Ok, sul livello mi piacciono le patate vado quindi a prendere questo bel colore nero, il pennello è inchiostro che vi ho già detto, andate pure a vedere come li faccio sul tutorial la forza del pennello, e iniziamo, no? Perché questo è basilare, ho detto oh, già possiamo iniziare, vedete non vi serve nient'altro per iniziare a disegnare su Photoshop, capire i livelli, la gomma e il pennello. La gomma, non l'ho detto, la gomma, se io ho fatto questa cagata qua ad esempio, io prendo la gomma con il tasto E da tastiera, oppure qui sotto il pennello dove sta la gomma, io manco so più dove sta la gomma, eccola, dovrebbe essere questa, sì, eccola qui, perché io ormai uso solo comandi da tastiera. L'ingrandisco come con il pennello, con il tasto O accentato e con il suo tasto a fianco a sinistra, che la mia tastiera è americana, quindi non ci capisco che c'è sta su quella italiana, ma lo capirete da soli. E wow, sto cancellando, incredibile, questo avete bisogno, solo questo per disegnare su Photoshop. Quindi adesso andiamo a ripassare questa ragazza in modo estremamente veloce e grottesco, perché non voglio metterci una vita, soltanto per illustrarvi appunto come fare queste cose. Quindi adesso vedete, sto inchiostrando a velocità anormale, posso continuare a parlare tranquillamente mentre che inchiostro, così che anche voi potete ben vedere la velocità con cui sto inchiostrando. Acceleriamo un po' con sti capelli, che adesso non voglio fare mille dettagli per un personaggio inventato così su due piedi, no? Non è che voglio stare qui le ore, ho detto. Oh, l'attaccatura è un po' la Vegeta, non so se l'avete notata, non so perché l'ho fatta, nessuna scelta, cioè non è che l'abbia proprio scelto, non so neanche che stessi pensando in quel momento. Inchiostriamo velocemente queste belle sopracciglia simpatiche forte, oh, queste sopracciglia, oh, belle queste sopracciglia, oh, ti piace le sopracciglia? Mi piace la sopracciglia, ma mi piace se quella che ha le sopracciglia ha le tette decenti, ok? Poi se le sopracciglia c'è la folte, c'è poi il monociglio anche, però ecco, sopracciglia contano, sì, ma fino a un certo punto, non è che ce ne frega tanto, cioè non è che ce ne frega tante le sopracciglia, le ciglia, le maone, qui non ce ne frega niente. E lo so, vedete, sto inchiostrando un po' a cazzo di cane, ma è soltanto per illustrare che basta poco per disegnare su Photoshop e che non vi deve prendere ansia. L'ansia non ve la dovete fare da pia, ok? Non ve dovete fare da pia dall'ansia, perché l'ansia dopo vi fa brutti scherzi o brutti schizzi. Se vi fate via l'ansia, vengulare con le vostre manine belline. Ok, Jack? Abbiamo delle labbra belle carnose in questo caso. Qui accentuiamo un pochino lo zigomo, ma neanche troppo. Passiamo al mentolo. E quindi qui ci siamo. Ok, abbiamo ripassato il nostro disegnuccio, che sicuramente ha migliaia di errori anatomici, cazzi e mazzi, ma non ci interessa perché stiamo facendo un tutorial al volo e quello che ci interessa è... Mamma mia, qui c'è qualcosa che non va in questa fronte, ma non ci interessa. Come faccio adesso? Qual è il passo successivo, no? Qui vi ricordo che i livelli li potete spegnere e accendere per vedere che cacchio è venuto fuori o come sta venendo nel frattempo che lo fate. Ma adesso noi dobbiamo colorarlo, no? Dice, devo riempire soltanto lei, no? La ragazza, la devo riempire di colore. Allora, innanzitutto spegniamo questo livello dello schizzo che non ci serve più e facciamo un livello sotto all'inchiostro, perché io non devo colorare sopra l'inchiostro, che chiamiamo mi puzza il prepuzio. Sul livello mi puzza il prepuzio possiamo andare a colorare e questo qua andrà tranquillamente sotto il nostro livello di inchiostro, perché ovviamente sta sotto, vedete, sta sotto, ma io non voglio stare lì a colorare tutto il tempo, tutta la, cioè preciso tutto quello che è dentro, capito che rottura è. Beh, c'è un passo un po' più veloce, vado sul livello dell'inchiostro mi piacciono le patate con il tasto W da tastiera. Beh, che il tasto W a tastiera vi fa utilizzare la bacchetta magica, eccola qua, la bacchetta magica sta qui. Con la bacchetta magica voi potete selezionare tutto quello che c'è fuori dal vostro disegno, ok? Io l'ho selezionato, ok? Vedete che è selezionato tutto quello che è esterno. Adesso come faccio per migliorare la selezione, che adesso vedete se io zoom molto sta un po' fuori, no? Io basta che vado su selezione, modifica, espandi, e posso espanderle tipo di
non lo so, 2 pixel, tac, vedete che è andata più dentro, si è estesa, la selezione esterna si è estesa. Ovviamente qui rimane qualcosa da migliorare, e questo qua lo posso fare direttamente con il lazzo, lazzo L da tastiera, ok? Con il lazzo, se tengo premuto Shift mi aggiunge cose alla selezione, no? Se tengo premuto Alt mi toglie cose dalla selezione. E io devo togliere questi pezzetti qua, tipo, anzi devo aggiungere questi pezzetti qua che sta sui capelli, che non me l'ha selezionati bene, ma non è un, è una cosa proprio di pignoleria, perché non è una cosa che si vede una volta che la stampi su una 4-300 dpi, cioè non si vede, è solo una pignoleria appunto. Una volta fatto questo passaggio, sempre con il mio lazzo o bacchetta magica selezionata, tasto destro da mouse o da tavoletta grafica, e fai seleziona inverso, tac, adesso quello selezionato non è più il fuori dal mio disegno dell'inchiostro, ma è il dentro, perché ho selezionato l'inverso, ma non è magico. E adesso vado sul livello mi puzza il prepuzio, e con il secchiello o tasto G da tastiera, per il secchiellotto, prendo il mio color pelle ad esempio, lo butto dentro. Pam! Das Brav Dogger, visto? What? What? Quando ho tanta fretta posso fare la stessa cosa per gli elementi chiusi del mio disegno. Quindi adesso per esempio sto selezionando le sopracciglia, ho esteso la selezione, selezione inverso. Vado sotto, che ne so, facciamo i capelli. Ops, non dovevo fare selezione inverso. Mi sono sbagliato, porca zozza. Abbiamo fatto i capelli rossi, porca zozza, ma te rendi conto, abbiamo fatto i capelli rossi, porca zozza, e poi vado a migliorare qui le imprecisioni della selezione. Porca zozza, i capelli rossi, porca zozza. Te rendi conto che ho fatto i capelli rossi, porca zozza. Ok, basta. E poi con il pennellino carino posso andarmi a colorare tutto il resto, no? Tutto il resto. Allora, è una buona cosa, quando si iniziano a fare questi lavori, questi disegni, a tenere ogni colore su un proprio livello, ok? Quindi ci sarà il colore rosso dei capelli, il colore bianco degli occhi, il colore pelle, il colore nero del giacchetto, qualunque colore si decida, insomma, di utilizzare, in modo che, avendoli su livelli separati, io per sicurezza posso tornare a ritoccarli facilmente quando mi fa più comodo. Giusto? Giusto, Jack? Giusto. Io personalmente un passaggio che non faccio più, perché vado sempre un po' di corsa, allora finisce sempre che faccio tutto sullo stesso livello, tutto il colore su un unico livello. Non si fa, bambini, non si fa. Però vabbè, io sono pigro come Cristo, quindi non è che sono pigro, che bisogna correre dopo quando ti perdi tra i livelli. Se io voglio modificare una cosa al volo, questa qua, vado e la modifico. Tan, invece no, devo selezionare un altro livello e perdere tempo, bla bla bla. No, c'ha voglia. Chi c'ha voglia i giorni d'oggi? Chi c'ha voglia? Dimmelo te. Ecco qui, io vorrei fare un tutorial sulla colorazione più avanti. Colorazione, mi raccomando, 3R. Per ora vi ricordo semplicemente il metodo della selezione, che ho usato molteplici volte nei video scorsi. Quindi io adesso per esempio vado a selezionare le parti che più o meno voglio che stiano in ombra, no? Quindi questa parte qua della faccia voglio che sta in ombra, questa parte qua voglio che sta in ombra. Vabbè, prendiamo questo. Questo sta in luce, questo facciamolo stare un po' in luce, facciamolo stare in luce, questo lo facciamo stare in ombra, così, questo lo facciamo stare in ombra, tac, qua facciamo arrivare un po' di luce sullo zigomo, qui ovviamente il collo qui sotto starà in ombra per via della testa, che appunto c'è, sai com'è, la testa c'è, sta lì, questo lo mettiamo in ombra, questo lo mettiamo in luce, questo lo mettiamo in luce. Questo lo mettiamo in ombra. Adesso con questa selezione, schiacciando CTRL U insieme, oppure immagine, regolazioni, tonalità e saturazione, posso tranquillamente abbassare la luminosità di quello che ho selezionato, aumentare anche un po' la saturazione magari, e qui ho ottenuto un'ombra basilare, è molto basilare, questa è un'ombra basilare, tanto per farvi iniziare a fare qualcosa sul colore. Non sicuramente uno dei disegni più belli che abbia fatto, anzi, è proprio bruttina la ragazza, c'ha sto labbretto
proprio a culo di gallina, un po' piccola perché l'ho fatto di corsa, ma spero che vi sia stato utile, più o meno per capire le basi, ok? Per disegnare su Photoshop quindi non mi serve tanto, mi serve capire i livelli, il pennello, la gomma, qualcosetta sulla selezione, che tra l'altro c'è un bellissimo tutorial anche sulla selezione in questo canale, se non lo sai, vallo a vedere, cercalo, basta che cerchi tutorial selezione. Creare un nuovo file e capire come cos'è la risoluzione, cos'è la misura, che più o meno avete capito tutti, e questo è quanto. Se questo video ti è stato utile o ti è semplicemente piaciuto, beh, ricordati di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, sempre ricordando che questo era Electric.